lezioni di ieri abbiamo affrontato il problema del legame tondo. Abbiamo visto come tra due atomi uguali si forma un legame di tipo covalente puro, nel quale una o più coppie di elettroni vengono a essere perfettamente condivisi dagli atomi che partecipano alla formazione del legame. E il requisito che presiede alla formazione dei legami chimici è una diminuzione di energia degli atomi legati rispetto agli atomi non legati. Abbiamo anche visto che quando si forma il legame covalente, in effetti entrambi gli atomi che partecipano alla formazione del legame chimico finiscono per acquisire delle strutture elettroniche tipiche dei gas nobili che seguono generalmente gli elementi che partecipano alla formazione del legame. A queste strutture elettroniche dei gas nobili con gli ottetti elettronici completi abbiamo detto che corrisponde una particolare stabilità, denotata dal fatto che i gas nobili praticamente non formano composti con quasi nessun elemento. Anche a questo però ci sono delle piccole eccezioni. Abbiamo anche visto come quando gli atomi che partecipano alla formazione di un legame covalente sono diversi, il legame risulta essere covalente polare. Questo perché? Perché gli atomi sono diversi, quindi hanno proprietà diverse, e fra le varie proprietà degli atomi ci sta quella di l'affinità elettronica o l'elettronegatività, che è una misura di quanto gli elettroni piacciono agli atomi. Per cui la coppia o le coppie di elettroni di legame stazionano mediamente nel tempo per un tempo superiore dalla parte dell'atomo più elettronegativo, cioè dalla parte dell'atomo che manifesta una maggiore tendenza ad attrarre gli elettroni. Abbiamo poi visto il legame ionico in effetti come un caso di estrema polarità di un legame covalente polare. In questo caso nel legame ionico la coppia o le coppie di elettroni di legame si trasferiscono definitivamente e stabilmente da un lato dell'atomo più elettronegativo. Questo però è un fatto molto importante perché si vengono a creare delle strutture elettricamente cariche, cioè la coppia l'atomo sul quale la coppia di elettroni di legame staziona stabilmente finisce per assumere una carica negativa, quindi per diventare uno ione negativo. Così come pure l'atomo che ha perso l'elettrone che viene, diciamo, coinvolto nella formazione del legame ionico perde una carica negativa e quindi acquista una carica positiva. Quindi si formano delle formazioni elettricamente cariche che si chiamano ioni positivi e ioni negativi. Abbiamo anche visto, diciamo così, lo schema energetico che è alla base della formazione del legame ionico. Nell'ambito di questo schema noi vediamo che l'energia del sistema tende ad aumentare per effetto del fatto che l'energia di ionizzazione dell'atomo che perde l'elettrone è un'energia che deve essere ceduta al sistema. Però poi noi abbiamo che una parte di questa energia viene recuperata quando l'atomo più elettronegativo acquista l'elettrone che è stato perso dall'atomo meno elettronegativo, e questa energia si chiama affinità elettronica, e il contributo decisivo alla formazione del legame ionico arriva dall'energia reticolare, cioè quell'energia che si sviluppa per effetto del fatto che i solidi ionici sono costituiti da un grande numero di ioni positivi e di ioni negativi. Quando si vanno a mettere tutti quanti insieme si verificano delle interazioni di tipo attrattivo fra ioni di segno opposto e di tipo repulsivo fra ioni dello stesso segno. Ovviamente l'assemblaggio di questi ioni nello spazio è tale che le distanze fra le cariche del segno opposto sono inferiori alle distanze tra le cariche dello stesso segno, e pertanto sulla base della legge di Coulomb che ci dà la forza di attrazione, forza di attrazione che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza,
ci dice che le interazioni di tipo attrattivo prevalgono sulle interazioni di tipo repulsivo, sviluppando un'altra quantità di energia che, ripeto, è chiamata energia reticolare. Quindi quando si va a fare il computo completo di queste energie che sono in gioco, se si forma il legame ionico vuol dire che il bilancio energetico è favorevole, cioè che l'energia degli atomi legati dal legame ionico è inferiore all'energia degli atomi non legati. Poi abbiamo terminato la lezione andando a vedere il legame metallico. Il legame metallico abbiamo visto che è dato dalle interazioni elettrostatiche che si verificano fra gli ioni positivi costituiti dai nuclei degli atomi e dai loro elettroni più interni, tenuti insieme dagli elettroni di valenza, che sono degli elettroni delocalizzati, degli elettroni che sono liberi di muoversi in tutto il pezzo di metallo solido che noi stiamo considerando. Questa libertà di movimento degli elettroni è dovuta al fatto che il passaggio dall'orbitale di valenza dell'atomo a cui originariamente appartenevano gli elettroni agli atomi immediatamente vicini avviene con grande facilità, in quanto la differenza di energia per passare dal livello energetico più esterno di un atomo al livello più energetico più esterno degli atomi che ci sono immediatamente vicini è estremamente piccola. Vi ho poi chiarito l'ultimo punto, perché ci sono disparità di proprietà fisiche, di proprietà anche chimiche molto evidenti fra i metalli alcalini e alcalino-terrosi e i metalli di transizione. Gli alcalini e gli alcalino-terrosi sono quelli del primo e del secondo gruppo della tavola periodica. I metalli di transizione sono quelli là che si trovano nel corpo centrale della tavola periodica. In effetti abbiamo anche chiarito che i metalli propriamente detti sono soltanto gli alcalini e gli alcalino-terrosi. Perché? Quando si parla di metalli di transizione, il legame chimico che tiene unite le particelle nei metalli di transizione non è di tipo puramente metallico, ha sempre un'aliquota di tipo covalente, cioè in poche parole si vengono a condividere almeno parzialmente delle coppie di elettroni. A questa aliquota di legame covalente è dovuto il fatto che la reattività dei metalli di transizione è decisamente più bassa, la reattività chimica dei metalli di transizione è decisamente più bassa della reattività degli alcalini e degli alcalino-terrosi. Ad esempio, giusto per farvi un esempio, chiaramente nel corso di questo corso torneremo avanti su questo esempio, i metalli alcalini e alcalino-terrosi hanno la capacità di reagire direttamente con l'acqua sviluppando idrogeno, decomponendo l'acqua e sviluppando idrogeno. È chiaro che per decomporre l'acqua, che è una molecola estremamente stabile, cioè che ha un contenuto energetico bassissimo, questo si può verificare solo in virtù del fatto che i metalli alcalini e alcalino-terrosi devono essere estremamente reattivi. I metalli di transizione non sono tanto reattivi, non sono in grado di andare a decomporre l'acqua sviluppando idrogeno. Quando arriveremo al capitolo dell'elettrochimica studieremo molto bene questo tipo di reazione alla quale ho accennato adesso e capiremo ancora più approfonditamente il perché del fatto che i metalli alcalini e alcalino-terrosi sono capaci, diciamo così, di decomporre l'acqua. Ho usato una allocuzione lievemente scorretta perché si dovrebbe dire di ridurre l'acqua, ma non ho ancora parlato di reazioni di ossidazione e reazioni di riduzione, quindi non uso ancora questa allocuzione che non ho ancora spiegato il significato. E ripeto, mentre invece i metalli di transizione non sono in grado di dare origine a questa reazione. Poi ripeto, per quanto riguarda le proprietà fisiche, anche lì le difformità sono enormi. La temperatura di fusione del sodio è all'incirca di 100 gradi centigradi, la temperatura di fusione del ferro la ricordo 1547 gradi, cioè degli elementi che sono tenuti insieme da un legame che è molto simile non è giustificabile che abbiano una differenza di comportamento fisico così enorme. Giustificare la temperatura di fusione molto più elevata del ferro rispetto a quella del sodio, cioè il fatto che il legame che tiene uniti gli atomi di ferro
nel reticolo cristallino del ferro non è completamente metallico, è in parte metallico ed in parte covalente. Allora, nella lezione di ieri io che cosa ho fatto? Non ho fatto altro che presentarvi i legami primari. Adesso andiamo, diciamo così, a fare uno specchietto che può essere utile per riassumere tutto quanto riguarda la materia dei legami. Allora, i legami primari sono il legame covalente puro polare, il legame ionico, il legame metallico. Ve li ho scritti in ordine di energia decrescente, cioè al covalente corrisponde un'energia maggiore, allo ionico più bassa, al metallico più bassa. E vi ho mostrato anche ieri il fatto che quel diagramma in cui andava a riportare l'energia potenziale di una coppia di atomi legati in funzione della distanza praticamente aveva la stessa forma, l'unica cosa che andava a variare era l'energia di legame, cioè quell'insaccatura della curva era più profonda per il legame covalente, meno profonda per il legame ionico, meno profonda ancora per il legame metallico. Nella lezione di oggi ci occuperemo dei legami secondari. Adesso vorrei chiarire il fatto che legami secondari non significa che i legami secondari sono di secondaria importanza rispetto ai legami primari. Semplicemente le energie messe in gioco nei legami secondari sono ancora più basse delle energie messe in gioco nei legami primari. In ordine di energia decrescente, i legami secondari sono il legame ad idrogeno, le interazioni dipolo-dipolo, e le forze di Van der Waals. Adesso presentiamo un pochino questi legami secondari. Vi ripeto, la parola secondario riflette il fatto che l'energia che viene messa in gioco in questo legame è inferiore a quella dei legami primari, ma non è che l'importanza sia secondaria, no, le proprietà chimiche, le proprietà fisiche che ha la materia sono, diciamo così, influenzate tanto dai legami primari quanto dai legami secondari. Allora, cominciamo a presentare le interazioni di dipolo-dipolo, perché sono, diciamo così, in effetti, sulla base di quello che siamo andati dicendo ieri, possono essere automaticamente presentate. Allora, le interazioni di dipolo-dipolo sono quelle interazioni che si verificano fra molecole polari. In effetti, ieri abbiamo visto che quando si forma un legame covalente polare, cioè fra due atomi diversi, la coppia o le coppie di elettroni di legame non sono condivise perfettamente fra i due atomi che partecipano alla formazione del legame e stazionano mediamente nel tempo per più tempo dalla parte dell'atomo più elettronegativo. Questo dà origine a una parziale separazione di carica, cioè la molecola si presenta come un dipolo, e abbiamo definito la grandezza che definisce la polarità di una molecola, che è il vettore momento dipolare. Abbiamo visto che se gli atomi che sono coinvolti, che la molecola è composta soltanto da due atomi, la molecola sarà sicuramente polare. Se sono più di due atomi, dobbiamo andare a vedere se la molecola è simmetrica. Se la molecola è simmetrica e tutti quanti i sostituenti legati a un certo atomo sono uguali, abbiamo che il computo globale dei momenti, dei vettori momento dipolare, risulta essere nullo e la molecola, pur essendo polare, i legami non sarà polare.
Se invece abbiamo che la molecola o non è simmetrica o i sostituenti sono diversi, abbiamo comunque che la somma dei vettori momento dipolare sarà diversa da zero e la molecola presenterà un vettore momento dipolare netto e quindi si presenterà come un dipolo permanente. Allora, prendiamo praticamente l'acqua, diciamo l'acqua è sicuramente un composto chimico che è molto, diciamo, conosciuto, sicuramente ci avete avuto a che fare. Abbiamo praticamente fatto queste molecole d'acqua. Vi ho presentato ieri le molecole d'acqua. Come sono fatte le molecole d'acqua? Le molecole d'acqua sono costituite da un atomo di ossigeno a cui sono legati due atomi di idrogeno. Gli atomi di idrogeno, i due legami ossigeno e idrogeno, compiono un angolo che è di 104 gradi, per cui la molecola praticamente di acqua si presenta come un vettore momento dipolare che è diretto praticamente dal punto che sta in mezzo ai due atomi di idrogeno che rappresenta il polo positivo all'atomo di ossigeno che rappresenta il polo negativo. Diciamo che la molecola d'acqua si presenta come se fosse fatta così, vedete? Con la carica negativa qui e la carica positiva qui. Allora, quando abbiamo un bicchiere d'acqua ci saranno tantissime molecole d'acqua, ovviamente tenete presente che in ogni mol, in ogni 18 grammi d'acqua ci sono 6,022 per 10 alla 23esima molecole d'acqua, quindi ci saranno tantissime molecole d'acqua. Quando abbiamo più molecole d'acqua, queste come si sistemeranno rispettivamente fra di loro? Si sistemeranno rispettivamente fra di loro in maniera da assecondare la polarità delle molecole. Cioè, se questa praticamente è questa molecola d'acqua, qui ci sta l'atomo di ossigeno, qui ci sono i due atomi di idrogeno, abbiamo che un'altra molecola d'acqua si andrà probabilmente a sistemare in questa maniera qui, vedete? Cioè, in poche parole, con la polarità negativa dell'atomo di ossigeno rivolta verso la polarità positiva dell'altra molecola d'acqua. Ad esempio, che vi posso dire, un'altra molecola d'acqua dove si potrà andare a sistemare? Qui ci stanno delle cariche positive, quindi praticamente un'altra molecola d'acqua si potrà andare a sistemare così. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire praticamente che quando delle molecole sono polari, le molecole si sistemeranno in maniera tale da disporre la coda positiva di un dipolo verso la coda negativa di un altro dipolo, in maniera da massimizzare le interazioni di tipo elettrostatico. Chiaro? Ovviamente, diciamo così, queste interazioni non saranno tanto più forti quanto maggiore sarà la polarità della molecola, cioè quanto maggiore sarà, diciamo così, la differenza di elettronegatività fra gli atomi che sono coinvolti nella formazione del legame polare. Va bene? Quindi diciamo così che per quanto riguarda le interazioni di polo dipolo, la situazione è proprio abbastanza semplice. Ma in effetti noi abbiamo che anche fra le molecole di idrogeno si verificano delle interazioni e secondo quanto quello che abbiamo detto ieri in teoria non si dovrebbe verificare nessun tipo di interazione tra le molecole di idrogeno. Questo perché? Perché la molecola di idrogeno in effetti come è fatta? Ci stanno due atomi di idrogeno tenuti insieme da un legame covalente, quindi se vogliamo andare a rappresentare un pochettino graficamente una molecola di idrogeno si dovrebbe andare a rappresentare così. Abbiamo detto che il legame è covalente puro, quindi ciò significa che la coppia di elettroni di legame è perfettamente condivisa fra i due atomi. Pertanto la molecola si dovrebbe presentare perfettamente apolare. Però c'è una parola che io, anzi una breve allocuzione che io ho sempre detto, che la coppia di elettroni è perfettamente condiviso e che quindi mediamente nel tempo staziona per un tempo uguale sull'atomo 1 o sull'atomo 2. Diciamo quel mediamente nel tempo non è un vezzo, è un qualche cosa che ha un grosso significato. Perché?
Perché se noi andiamo a fotografare la situazione della distribuzione elettronica in un determinato istante, in un intervallo di tempo estremamente breve, cioè una frazione di secondo, quella frazione di secondo noi possiamo dire che tutti e due gli elettroni si trovano sull'atomo 1 o si trovano sull'atomo 2, o se ne trova uno sull'atomo 1 e uno sull'atomo 2, ma quando si verifica l'evento, che ripeto, si può verificare che in quella frazione di secondo, in quel centesimo di secondo, tutti e due gli elettroni si trovano sull'atomo 1, l'atomo 1 assumerà una carica negativa e l'atomo 2 assumerà una carica positiva. Adesso praticamente questo dipolo che si forma in questa frazione di secondo è un dipolo molto diverso da quello lì della molecola d'acqua. Il dipolo della molecola d'acqua era un dipolo permanente. Il dipolo invece che si forma in questa frazione di secondo in cui si può rilevare una disuniformità momentanea della distribuzione degli elettroni è un dipolo istantaneo. Cioè che significa? Significa che nella frazione di secondo successivo la distribuzione degli elettroni si equilibra e in quel momento non si presenta più come un dipolo. Oppure dopo un'altra frazione di secondo i due elettroni si possono essere spostati entrambi dall'atomo 1 all'atomo 2 e quindi l'atomo 2 che diventa negativo e l'atomo 1 che diventa positivo. Adesso noi che cosa abbiamo quindi? Abbiamo che si può avere la possibilità di avere questi dipoli istantanei. Ovviamente la formazione di un dipolo istantaneo in una molecola induce la formazione di altri dipoli istantanei nelle molecole che gli sono immediatamente vicine, perché se noi abbiamo che per esempio sull'atomo 1 si addensa una maggiore quantità di carica negativa per effetto di una disuniformità temporanea della distribuzione degli elettroni, allora in uno dei due atomi di una molecola di idrogeno che sono vicini gli elettroni verranno spinti via da quell'atomo, da quella carica negativa che ci sta sopra l'atomo 1, essendo spinti via da quell'atomo di idrogeno, rifluiranno sull'altro atomo di idrogeno e quindi il nostro dipolo che abbiamo avuto per una disuniformità temporanea della distribuzione degli elettroni induce la formazione di altri dipoli temporanei in altre molecole. Bene. È ovvio che delle forze di questo genere qui sono delle forze molto tenui, è chiaro, perché già le interazioni dipolo-dipolo non è che erano dei legami fortissimi. Adesso le forze di van der Waals, che sono originate dalle interazioni elettrostatiche fra dipoli istantanei, è chiaro che sono delle interazioni molto molto tenui, però sono delle interazioni che non sono trascurabili in alcuni casi. Perché? Perché per esempio, ripeto, l'idrogeno condensa. Adesso la temperatura di condensazione dell'idrogeno non la ricordo con precisione, ricordo quella dell'elio praticamente condensa a 4 gradi Kelvin. 4 gradi Kelvin vuol dire a meno 269 gradi Celsius. Affinché l'elio condensi ci deve essere qualche cosa che tiene uniti queste molecole di elio, molecole e atomi di elio sono la stessa cosa. E che cosa sono queste interazioni che tengono unite queste particelle? Sono proprio delle forze di van der Waals. Chiaro? Adesso, quando vi avrò presentato tutte quanti, diciamo così, questi tipi di legame secondario, legame idrogeno, interazione di polo dipolo, forze di van der Waals, vi parlerò un pochettino delle relazioni che esistono fra lo stato di aggregazione della materia e i tipi di legami che si instaurano fra le particelle che compongono la materia stessa. E vedremo ancora di più che le forze di van der Waals, anche se sono delle interazioni estremamente deboli, hanno sulle proprietà fisiche e in particolare sullo stato di aggregazione della materia delle conseguenze che sono tutt'altro che trascurabili, cioè pur essendo il tipo di legame più debole che esiste, noi abbiamo che hanno delle ricadute molto importanti sulle proprietà fisiche della materia. Va bene? Adesso, prima di
passare, diciamo così, a illustrarvi cosa sono, cosa è il legame idrogeno, vorrei fare una piccola precisazione. Diciamo, su gran parte dei libri di chimica, questi tipi di legami secondari, le interazioni dipolo-dipolo, le forze di Van der Waals, sono presentati col nome che io gli ho dato. Su alcuni libri di chimica, non lo so perché, diciamo così, fanno, a mio avviso, un pochettino di confusione. Le forze di Van der Waals vengono chiamate forze di London e le interazioni dipolo-dipolo vengono chiamate forze di Van der Waals. Va bene? Allora, in sede d'esame, chiariamoci fra di noi. Le forze di Van der Waals sono quelle là dovute a dipoli istantanei. Le interazioni dipolo-dipolo, cioè fra i dipoli praticamente che sono permanenti, si chiamano interazioni dipolo-dipolo. Chiaro? Poi, se qualcuno si ricorda anche questa distinzione, che ripeto, dipende dai vari libri di testo, è buono anche che se la ricorda. Diciamo perché mi pare che ci sta qualche test, non mi ricordo, il Silberberg, che chiama appunto le forze di Van der Waals, forze di London, le interazioni dipolo-dipolo, forze di Van der Waals. L'importante è che fra di noi ci capiamo. Prima che io passi a parlarvi del legame a idrogeno, c'è qualche cosa in cui non sono stato chiaro, qualche cosa in cui non mi sono fatto capire nell'esposizione delle forze di Van der Waals e l'interazione di volo di volo. Benissimo, posso proseguire. Vediamo il legame idrogeno. Dunque, il legame idrogeno è una dizione un pochettino abbreviata, perché se volessimo essere precisi, il legame idrogeno dovremmo chiamarlo legame a ponti di idrogeno. Cosa vuol dire legami a ponti di idrogeno? La dizione legami a ponti di idrogeno vi rende molto chiara qual è la natura di questo legame ad idrogeno. Dunque, il legame ad idrogeno si verifica nel caso in cui l'atomo di idrogeno risulti legato a un atomo fortemente elettronegativo. In particolare risulta legato ai tre atomi più elettronegativi della tavola periodica. Vi cito questi tre atomi più elettronegativi della tavola periodica in ordine di elettronegatività decrescente. Nella tavola periodica degli elementi, l'elemento più elettronegativo, cioè quello là a cui più di tutti piacciono gli elettroni, è il fluoro, benissimo. Dopo il fluoro chi viene? L'ossigeno. L'ossigeno, benissimo. Dopo l'ossigeno viene? L'azoto. Allora qualche cosa ve la ricordate, insomma, dalla scuola? Benissimo, è la verità. Quindi praticamente abbiamo che il legame all'idrogeno si verifica soltanto quando l'idrogeno è legato a uno di questi tre atomi che sono i più elettronegativi, cioè quelli là a cui più di tutti piacciono gli elettroni, della tavola periodica. Fluoro, dopo viene l'ossigeno, dopo viene l'azoto. Dunque, è un caso un pochettino particolare, perché? Perché l'idrogeno è un elemento molto molto particolare. In effetti, se noi andiamo a guardare la sua struttura elettronica, dovrebbe avere la struttura elettronica di un metallo alcalino, perché ha un solo elettrone nel suo livello più esterno. Ma l'idrogeno non ha le proprietà dei metalli alcalini. Perché? Essenzialmente perché l'idrogeno è un atomo particolarissimo. È l'unico, è l'atomo più piccolo che esiste, composto da un protone e da un elettrone. Quindi viene a avere proprietà che nessun altro atomo ha, praticamente. Allora, quando questo atomo, che è l'atomo più piccolo che esiste, si lega a uno di questi atomi molto fortemente elettronegativi, tipo fluoro, ossigeno e azoto, che cosa succede? Succede che si forma un legame covalente polare. La coppia di elettroni è fortemente attratta dall'atomo più elettronegativo. Quindi questa coppia di elettroni in legame staziona mediamente nel tempo per un tempo più lungo dalla parte dell'atomo di fluoro, dalla parte dell'atomo di ossigeno, dalla parte dell'atomo di azoto. Ribadisco anche che il composto che l'idrogeno forma col fluoro è l'acido fluoridrico, che ha formula HF.
composto che l'idrogeno forma con l'acqua, con l'ossigeno e l'acqua, e il composto che l'idrogeno forma con l'ammonia, con l'azoto e l'ammonia, NH3. Stavamo dicendo che la coppia di elettroni di legame staziona mediamente nel tempo, anzi la coppia o le coppie di elettroni di legame stazionano mediamente nel tempo per un tempo molto più elevato dal lato dell'atomo più elettronegativo. Allora questo che cosa implica per l'atomo di idrogeno? Per l'atomo di idrogeno quello tiene un protone e un elettrone. Quell'unico elettrone che tiene viene coinvolto nella formazione di un legame covalente. E questa coppia di elettroni staziona per un tempo molto più lungo dal lato dell'atomo più elettronegativo. Questo che cosa comporta? Seguitemi bene. Comporta che sulla superficie dell'atomo di idrogeno, che è l'atomo più piccolo che esiste, si crea una elevata densità di carica superficiale positiva. Perché questa elevata questa densità di carica risulta essere particolarmente elevata? Perché un elettrone viene e se lo porta via quasi completamente all'atto della formazione del legame covalente polare. Poi l'idrogeno è l'atomo più piccolo che esiste, perché ha un solo protone e un solo elettrone. Quindi la sua superficie sarà molto piccola. Se quell'unico elettrone che tiene lo perde quasi completamente, abbiamo che la densità di carica sulla superficie diventa molto elevata. Perché? Tutta la carica negativa la perde quasi tutta. La superficie è molto piccola, la densità di carica superficiale è data dalla carica diviso dalla superficie. Dato che il denominatore in questo rapporto è molto piccolo, il valore della densità di carica sarà molto alto. Quindi, tutto ciò è per dirvi che sulla superficie dell'atomo di idrogeno si crea una elevata densità di carica positiva. Pertanto, questa elevata densità di carica elettrica positiva che si crea sulla superficie dell'atomo di idrogeno non è sufficientemente saturata dall'atomo fortemente elettronegativo, ossigeno, fluoro o azoto, con cui ha formato il legame covalente. Ma, diciamo così, gli permette di interagire con un altro atomo fortemente elettronegativo di un'altra molecola. Pertanto, quando noi abbiamo l'ammonia, quando noi abbiamo l'acqua, quando noi abbiamo l'acido fluorilico, l'atomo di idrogeno si troverà a fungere da ponte fra due atomi molto fortemente elettronegativi. Uno è l'atomo di ossigeno, fluoro o azoto a cui appartiene la molecola e un altro è un atomo di ossigeno, di fluoro o di idrogeno che appartiene a una molecola diversa. Cioè, in poche parole, se noi abbiamo per esempio l'acqua, questa è la molecola d'acqua. Vedete, su questo atomo di idrogeno qui ci sta un'elevata densità di carica positiva. Questa elevata densità di carica superficiale positiva farà sì praticamente che non interagisca soltanto con l'atomo di ossigeno con cui ha formato il legame covalente polare, ma interagisca anche con l'atomo di ossigeno di un'altra molecola. Quindi, in poche parole, l'atomo di idrogeno si trova in mezzo a due atomi di ossigeno. Ha un atomo di ossigeno legato con un legame covalente polare. Ha un altro atomo di ossigeno, invece, è legato da una semplice interazione di tipo elettrostatico. Perché qui ci sta un accumulo di carica positiva e qui c'è un accumulo di carica negativa. In effetti l'addizione è legame a ponti di idrogeno, perché l'idrogeno finisce per essere il ponte fra due atomi molto fortemente elettronegativi. Diciamo che il legame a ponte di idrogeno si può verificare soltanto in un caso, vi ho detto,
nel caso appunto dell'idrogeno, perché è un elemento molto particolare, l'elemento più piccolo di tutta quanta la tavola periodica, e nel caso praticamente in cui l'atomo di idrogeno sia legato a un elemento molto fortemente elettronegativo, perché per creare una densità di carica superficiale positiva sufficientemente elevata da farlo interagire fortemente con l'atomo di ossigeno fluoroazoto di un'altra molecola, c'è bisogno soltanto di atomi molto fortemente elettronegativi. Bene? Ci sono problemi su quanto sono andato dicendo fino adesso? Allora vorrei a questo punto, diciamo così, andare a dedicare qualche minuto, diciamo, alle relazioni che esistono fra lo stato d'aggregazione della materia e il legame chimico. Ragioniamo un pochettino. Abbiamo praticamente, cominciamo a parlare a partire dal legame covalente. Dunque, noi abbiamo che nella materia in cui gli atomi sono legati da legami covalenti, abbiamo dei gas tipo l'idrogeno, tipo l'ossigeno, tipo l'azoto, e abbiamo i solidi più duri e resistenti che esistono, tipo il diamante, tipo il carburo di silicio, tipo, che vi posso dire, la silice SiO2. Il carburo di silicio è, diciamo così, un solido che è durissimo, molto resistente, la cui durezza è inferiore soltanto a quella del diamante, che ha formula SiC. Quindi praticamente quando noi abbiamo atomi che sono tenuti insieme tra di loro da legami covalenti, abbiamo materia che si presenta in materia in maniera completamente diversa, cioè dei gas oppure dei solidi resistentissimi. Diciamo che questi due tipi di materiali sono, possiamo dire, agli antipodi. E in effetti sia nella molecola dell'idrogeno, sia nell'azoto, sia nell'ossigeno, sia praticamente nel diamante, abbiamo che i legami sono covalenti puri. La differenza quale viene a essere? Ragioniamo bene. Nel caso praticamente dell'idrogeno, nel caso dell'ossigeno, nel caso dell'azoto, abbiamo visto praticamente che i legami covalenti puri, che sono i legami più forti che esistono, si formano soltanto fra due atomi, praticamente. Cioè, in poche parole, i legami si verificano soltanto in una direzione. Cosa voglio dire? Cercherò di essere più chiaro. Abbiamo che quando si forma la molecola di idrogeno H2, quando si forma la molecola di ossigeno O2, quando si forma la molecola di azoto N2, abbiamo che la capacità di formare legami chimici primari da parte degli atomi di idrogeno, di ossigeno e di azoto è completamente esaurita all'interno della molecola stessa. Chiaro? Cioè, in poche parole, questi atomi dopo non hanno più la capacità di fare altri legami primari. Perché? Perché formando i legami covalenti puri che abbiamo descritto nella lezione di ieri, praticamente tutti quanti questi atomi hanno acquisito degli ottetti elettronici completi, delle strutture elettroniche tipo quelle dei gas nobili, e quindi sono delle strutture molto stabili e non hanno, diciamo, la capacità di interagire ulteriormente. Va bene? Quando noi abbiamo poi la formazione di queste molecole di idrogeno, molecole di ossigeno, molecole di azoto, queste molecole poi possono interagire fra di loro? Sì. E quale tipo di interazione si verificherà fra questo tipo di molecole? Saranno ovviamente delle forze di Van der Waals. Perché queste molecole, che sono perfettamente apolari, si possono solamente presentare come dipoli istantanei, cioè si può soltanto andare a registrare una disuniformità di distribuzione elettronica momentanea. E quindi queste lievi interazioni che si verificano fra dipoli istantanei fanno praticamente sì
che diciamo si verifichino comunque delle interazioni fra queste particelle. E sono le interazioni che sono responsabili della condensazione e poi della solidificazione di questi gas. Cioè, se io l'ossigeno lo vado a raffreddare a meno 200, quello diventa liquido. Se io l'idrogeno lo vado a raffreddare a meno, non so, 250, 255, la temperatura di condensazione dell'idrogeno non la ricordo, ripeto, la ricordo per l'elio che è meno 269. Quello condensa, e condensa per effetto di cosa? Condensa per effetto delle forze di Van der Waals. Bene. Adesso direte voi, vabbè, sì, forse Van der Waals, insomma, sono belle cose, delle interazioni ridicole, perché, caro professore Panzini, tu ci dici che l'idrogeno condensa a che temperatura? Hai detto 4 gradi Kelvin, meno 269. E che l'ossigeno a che temperatura condensa? Meno 200. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che proprio queste forze sono proprio scarsissime, debolissime, le possiamo trascurare. E invece, diciamo così, queste forze non sono trascurabili. Perché? Perché, ripeto, quando si scende a temperature molto basse, anche con molecole come idrogeno, ossigeno, azoto, non sono trascurabili, tanto è vero che condensa. Ma prendiamo per esempio delle molecole perfettamente apolari, ma un pochettino più grandi, e vediamo come si comportano. Ad esempio, sono molecole perfettamente apolari, quelle lì degli idrocarburi. Gli idrocarburi che cosa sono? Sono i composti a base di carbonio e di idrogeno, e sono i costituenti dei combustibili. Quando noi studieremo i combustibili vedremo bene, diciamo così, come sono fatti questi combustibili, e quindi ne parleremo ancora più a fondo. Diciamo che cominciamo un pochettino a capire come sono fatte queste molecole, perché poi sono cose molto importanti anche per quello che dovremo dire sui combustibili più avanti. Abbiamo che queste molecole sono delle molecole perfettamente apolari, va bene? Noi ne abbiamo già visto uno di idrocarburo, il più semplice di tutti, che è il metano, il CH4. Il metano come si presenta in condizioni normali? È un gas, tutti quanti lo sanno, perché praticamente il gas che viene utilizzato per l'alimentazione delle reti civili è il metano, si utilizza per cucinare, si utilizza per il riscaldamento domestico. E diciamo che il metano è molto comodo come combustibile perché viene distribuito nei tubi in rete, passa, diciamo, un semplice compressore che innalza la pressione del metano nelle condutture e fa camminare il metano nelle condutture. E in effetti per il metano possiamo svolgere un ragionamento assolutamente analogo a quello che abbiamo fatto per l'ossigeno, per l'azoto e per l'idrogeno. È una molecola perfettamente apolare, e quindi qual è la temperatura di condensazione del metano? Adesso non me la ricordo, ma sarà anche quella meno 200, meno 210, meno 220, qualche cosa del genere. Cioè il comportamento del metano è assolutamente analogo a quello lì dell'idrogeno, a quello lì dell'ossigeno, a quello lì dell'azoto. E perché? Perché essendo la molecola del metano perfettamente apolare, le uniche interazioni che si possono verificare fra le molecole di metano sono delle forze di Van der Waals. Però di idrocarburi ne esistono tanti. Cominciamo, diciamo così, a dire qualche cosa che poi più avanti andremo un pochettino ad approfondire. Abbiamo praticamente che gli idrocarburi, per esempio, possono essere il metano e ha un atomo di carbonio soltanto. Prendiamo per esempio gli idrocarburi che stanno nelle benzine. Diciamo, nelle benzine ci stanno idrocarburi che vanno da 6 a 14 atomi di carbonio. Adesso non ci formalizziamo troppo. Ragioniamo come se le benzine fossero fatte da idrocarburi tutti quanti uguali. Per esempio, l'idrocarburo ha 8 atomi di carbonio. L'idrocarburo ha 8 atomi di carbonio, che si chiama ottano. Prendiamo il normale ottano, è fatto così, vedete? Sono 8 atomi di carbonio, l'altro è salvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
formula bruta dell'ottano è C8H18, questa è la sua formula di struttura. Adesso le benzine sono costituite da idrocarburi tipo questo qui, è chiaro? In teoria potremmo anche avere una benzina costituita soltanto, diciamo così, da ottano. La benzina come si presenta? È liquida. Queste molecole sono perfettamente apolari, quindi le uniche interazioni che si verificano fra le molecole di ottano, quali sono? Sono le forze di Van der Waals. Eppure la benzina a temperatura ambiente è liquida. Diciamo che la benzina bolle a temperature come 60, 70, 80 gradi, comincia a bollire. Chiaro? Che cosa succede? Com'è possibile praticamente che le forze di Van der Waals causano la condensazione dell'elio a meno 269, mentre invece questo a 60-70 gradi, più 60-70 gradi, è ancora, diciamo così, liquido? Il motivo è molto semplice. Il motivo è che le interazioni fra molecola e molecola di ottano non sono più tanto trascurabili. Perché? Perché le forze di Van der Waals sono delle forze superficiali, cioè sono delle forze che si esplicano lungo le superfici delle molecole. Allora, se le superfici delle molecole sono molto piccole, tipo la molecola dell'idrogeno, tipo la molecola dell'ossigeno, tipo la molecola dell'azoto, le forze di Van der Waals sono piccole e quindi hanno il loro effetto soltanto a temperature bassissime. Ma se le molecole sono grandi, le forze di Van der Waals, che sono delle forze superficiali, non sono più tanto trascurabili, sono delle forze più apprezzabili. Cioè, quanto più grandi sono le molecole che sono coinvolte, tanto più grandi saranno le forze di Van der Waals. E poi c'è da tenere presente un altro punto. Seguitemi bene su questo punto, perché non è proprio una cosa di immediatissima comprensione, però se mi seguite capirete proprio tantissime cose. In effetti, praticamente, una determinata sostanza chimica si trova allo stato solido se praticamente ci sono delle grosse interazioni tra le sue particelle che fanno sì che queste particelle siano vincolate a vibrare attorno a una posizione fissa. Cioè, in un solido le particelle non sono fisse, vibrano attorno a una posizione di equilibrio, diventano fisse, non si muovono più, soltanto allo zero assoluto. È l'unica situazione in cui i movimenti termici si spengono completamente. Poi noi che cosa abbiamo? Abbiamo che aumentando la temperatura queste particelle vibrano attorno a una posizione di equilibrio. Più alza, si alza la temperatura, più l'ampiezza dell'oscillazione diventa marcata. Quando si arriva alla temperatura di fusione, l'oscillazione diventa talmente forte che queste particelle riescono a svincolarsi da questa posizione di equilibrio e sono libere di muoversi in tutto quanto il liquido. Va bene? Adesso noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che quanto più forti sono le interazioni fra le particelle, con tanta più difficoltà si andranno a svincolare le une dalle altre le particelle. Però dobbiamo andare a tenere presente anche un altro punto. E qual è questo punto? La temperatura. Noi abbiamo praticamente che la capacità di muoversi di una molecola, di vibrare attorno a una posizione di equilibrio o di muoversi con una certa velocità, è, diciamo così, caratterizzata anche da origine anche alla sua energia cinetica. L'energia cinetica di un corpo che si sta muovendo con una velocità V e quindi anche di una molecola è data da un prodotto Eco C uguale un mezzo mv quadro. Parlando di molecole, io ci vado a mettere proprio la massa molecolare. È chiaro? Adesso l'energia cinetica è una funzione di cosa? Solamente della temperatura. Quindi a parità di energia cinetica, scusate, a parità di temperatura, l'energia cinetica delle varie molecole è la stessa, giusto? Però è molto diverso il caso dell'idrogeno, il cui peso molecolare è 2, dal caso dell'ottano, il cui peso molecolare è 8 per 12 fa 96, più 18
8 fa 114. Quindi se noi qui ci andiamo a mettere 2, o ci andiamo a mettere 114, alla stessa temperatura, noi che abbiamo? Abbiamo che la velocità molecolare risulta essere molto molto diversa. Quindi alla stessa temperatura, le molecole di idrogeno che hanno massa 2 avranno una velocità molto elevata. Le molecole di ottano che hanno massa 114 avranno una velocità molto molto bassa. Quindi questo che significa? Significa che non si riusciranno a svincolare le une rispetto alle altre e queste molecole si troveranno allo stato liquido. Pertanto io che cosa posso dire? Che posso dire che quando praticamente io ho dei legami covalenti che si esauriscono all'interno della molecola, io troverò la materia nello stato d'aggregazione o generalmente gassoso o liquido. E che cosa decide se è allo stato gassoso o allo stato liquido? Lo decidono praticamente quanto sono forti le interazioni dipolo-dipolo o le forze di van der Waals che li tengono insieme. Le forze di van der Waals sono molto piccole se le molecole sono piccole. Quindi se noi abbiamo molecole tenute insieme da legami covalenti, ma sono molecole piccole con piccoli pesi molecolari, con piccole masse molecolari, quella sostanza chimica si troverà allo stato gassoso. Questo è l'esempio dell'idrogeno, questo è l'esempio dell'ossigeno, questo è l'esempio dell'azoto. Se io ho legami covalenti, come avviene nell'ottano, negli idrocarburi a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 atomi di carbonio, o fra molecola e molecola forze di van der Waals, ma in questo caso sono sufficienti ad avere questa sostanza allo stato liquido anche a temperatura ambiente. Perché? Perché le forze di van der Waals non sono trascurabili quando le molecole sono così grandi, e per un discorso praticamente di peso della molecola, più pesante è la molecola, più lenta è la molecola a parità di temperatura. Chiaro? Va bene. Poi, se noi per esempio andiamo a prendere delle molecole tipo l'acqua, tipo l'ammoniaca, tipo l'acido fluoridrico, tipo l'acido cloridrico, come si presenteranno a temperatura ambiente queste sostanze chimiche? Allora, l'acqua per esempio si presenta allo stato liquido. Ragioniamoci un pochettino sopra l'acqua. L'acqua praticamente ha peso molecolare, ha massa molecolare 18, quindi una massa molecolare bassa. Prendiamo il metano tiene massa molecolare 16, è un composto tra carbonio e un non metallo, eppure il metano condensa a meno 200, meno 210, meno 220, e l'acqua a temperatura ambiente è liquida e bolle a 100 gradi. Cos'è che genera una tale differenza di comportamento fra l'acqua e il metano? La genera il fatto che la molecola del metano è una molecola perfettamente apolare. Le uniche interazioni che si possono verificare fra molecole di metano sono forze di van der Waals, ma le forze di van der Waals che si realizzano fra molecole di metano sono molto tenui. Perché? Che la molecola del metano è piccolissima e inoltre la massa molecolare del metano quant'è? 16, quindi a parità di temperatura e a parità di energia cinetica, dato che la sua massa molecolare è bassa, la sua velocità sarà alta e quindi troveremo il metano generalmente in condizioni aerei-fumi a temperatura ambiente. Va bene? L'acqua invece perché la troviamo liquida? Nonostante abbia una massa molecolare bassa, ma è tenuta insieme dalle interazioni dipolo-dipolo e ancora di più dai legami a idrogeno. I legami a idrogeno sono tra i legami secondari, sono i legami secondari più forti, tra i legami secondari più energetici. E quindi il fatto che la molecola è piccola e leggera, ma le interazioni sono forti, abbiamo praticamente che si trova liquida a temperatura ambiente. Prendiamo per esempio la molecola dell'alcol etilico. La molecola dell'alcol etilico è meno polare di quella lì dell'acqua, ma ha una massa molecolare che è più alta dell'alcol etilico. L'alcol etilico è
C2H5OH, quindi C2-24, H6 fa 30, O46 è la massa molecolare dell'alcol etilico. Adesso l'alcol etilico è un po' più, un po' più pesante dell'acqua ed è un po' meno polare dell'acqua. Il risultato quale viene a essere? Che comunque l'alcol etilico si trova a temperatura ambiente liquido, ma bolle a una temperatura più bassa di quella dell'acqua, sarà 75, 76, qualche cosa del genere. Prendiamo ad esempio l'acetone. L'acetone ha formula CH3, COCH3, quindi peso molecolare, qualche cosa C3, siamo a 36, più 16 l'ossigeno siamo 42, 52, più altri 6 di idrogeno siamo 58. Però l'acetone è poco polare, per cui l'acetone bolle a che temperatura? A 40-50 gradi, perché è un po' più pesante dell'acqua, ma è ancora meno polare. Quindi in poche parole noi abbiamo che quando la capacità di formare legami covalenti viene esaurita all'interno della stessa molecola, queste sostanze chimiche noi le troveremo o liquide o gassose. E saranno liquide o gassose a seconda di cosa? Saranno liquide o gassose a seconda di quanto polari sono le molecole, più polari più è probabile che siano liquide. E quanto grosse siano queste molecole, più grosse sono le molecole, più è probabile che siano liquide. Per converso, quanto meno polari sono le molecole e quanto più piccole sono le molecole, tanto più è probabile che noi le troviamo allo stato gassoso. Va bene? Poi, per diciamo così, completare il panorama, che non c'è ancora di più, che se i legami covalenti invece si verificano in tutte e tre le direzioni dello spazio, come accade nel diamante, noi che cosa avremo? Avremo il solido covalente. Cioè nel diamante noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che ogni atomo di carbonio si trova al centro di un tetraedro e ai vertici del tetraedro si trovano altri 4 atomi di carbonio che a loro volta si troveranno al centro di un tetraedro e che avranno ai loro vertici altri 4 atomi di carbonio. E questa struttura si estende nelle tre direzioni dello spazio. Poiché è tenuta insieme da legami fortissimi, sempre, noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che il diamante è uno dei solidi che ha il carico di rottura più elevato possibile ed è il materiale più esistente, più duro esistente in natura. Quindi se i legami covalenti sono nelle tre direzioni dello spazio, abbiamo dei solidi e abbiamo dei solidi durissimi, resistentissimi. I solidi ionici invece, essendo il legame, diciamo così, meno forte del legame covalente, e poiché il solido ionico, diciamo, il tipo di legame ionico si estende sempre nelle tre direzioni dello spazio. Perché? Perché in effetti praticamente il legame ionico è un legame di tipo non direzionale, cioè il legame ionico è un legame che è connesso alle interazioni elettrostatiche che si verificano tra ioni positivi e ioni negativi. Adesso immaginate uno ione positivo o uno ione negativo con una sfera. Questa sfera crea un campo, una sfera caricata elettricamente. Questa sfera crea un campo elettrico attorno a sé, ma crea il campo elettrico uguale in tutte le direzioni dello spazio. Quindi uno ione positivo attrarrà tutti gli ioni negativi che ci stanno intorno, sia da sopra, sia da sotto, sia davanti, sia da dietro, sia da destra, sia da sinistra. Quindi è chiaro che non formerà un legame con uno ione solo negativo, ma con il maggior numero di ioni negativi che può mettere attorno a sé. Quindi praticamente quando noi abbiamo la formazione di un legame ionico, praticamente si formano sempre dei solidi ionici. E un ragionamento analogo si può fare anche per i metalli. Anche i metalli sono dei solidi a legami non direzionali, perché sono tenuti insieme le particelle che formano i metalli da interazioni elettrostatiche che si verificano fra gli ioni positivi costituiti dal nucleo dell'atomo e dagli elettroni più interni e gli elettroni di valenza che sono delocalizzati. Anche in questo caso questi ioni positivi che si trovano ai nodi del reticolo cristallino espleteranno la loro
attrazione nei confronti degli elettroni ugualmente in tutte le direzioni dello spazio. Quindi è chiaro che ogni atomo metallico tenderà a circondarsi sempre del massimo numero di atomi metallici che potrà avere attorno a sé. Quindi quantunque noi abbiamo legami ionici vuol dire uguale solidi ionici, cioè in poche parole si formano sempre dei solidi. Quantunque noi abbiamo dei metalli, legame metallico cosa vuol dire? Solidi metallici. Chiaro? Va bene? Allora, diciamo, queste cose sui libri non le trovate. Diciamo, queste sono mie riflessioni personali che trovo strano che sui libri non vengano riportate, perché, diciamo così, uno studente dovrebbe essere stimolato a, diciamo così, verificare le sue conoscenze di chimica con quella là che è l'esperienza di tutti i giorni. E secondo me queste considerazioni sono molto importanti, perché permettono proprio di andare a verificare, diciamo così, automaticamente, immediatamente, che tutte le cose che andiamo dicendo non è che sono cose campate in aria, sono cose strane, diciamo, visto ci racconta questi fatti, ma noi abbiamo gli ingegneri meccanici, gli ingegneri elettrici, ma noi c'è un po' di questa roba. No, sono delle cose che, diciamo così, hanno una diretta ricaduta in realtà. Va bene? Allora ragazzi, ci sono problemi su tutto quanto sono andato dicendo fino adesso? Allora io faccio una brevissima interruzione che diciamo aiuta la messa in rete della lezione e poi passiamo all'ultimo capitolo, diciamo così, del legame chimico, quello là che, diciamo così, ci permetterà di andare a capire i rapporti di combinazione in alcuni casi che non sono coperti dalla regola dell'ottetto. Allora due o tre minuti di pausa, perché poi andiamo a nutrirci moderatamente e poi praticamente riprendiamo.